Buonasera, stasera pensavo di non fare il live, poi alla fine volevo assolutamente fare una cosa. E allora eccomi qua. Intanto che aspettiamo che arriviate, mi metto un po' in ordine. In ordine, mi scappa da ridere. Vabbè, facciamo finta. Puliamo un po' qui intorno, diciamo così. Mettiamo via questo che non mi serve, queste che non mi servono, queste che sono le prove di stamattina. Eccoci qua. Ciao, chi sta arrivando? Allora, voglio provare a fare un low in 20 minuti. Ciao Federica, 25 minuti, proviamoci. È un'idea che ho da un paio di giorni, da quando ho visto questi timbri qua. È un set dell'Altenew. E stamattina ho fatto la prova per il make and take, ho fatto il progetto per il make and take che faremo sabato, che sarà un make and take con queste tre card qui, che sono usate, che sono card con cui abbiamo usato i nuovi colori di Tommy, argilla, grigio azzurro e giallo caldo. Volevo fare questo per un low, una serie di questi fiori con questo colore qui. Io ci provo a staccarmi dal craft, ma alla fine mi piace sempre talmente tanto che mi viene da dire perché mai staccarsi. Allora proviamo a fare una cosa velocissima. La tecnica è la stessa che ho usato per la card. Allora, piano di lavoro più o meno pulito. Prendiamo l'area spatascio. Spruzziamo un bel po' di colore qui. No, magari questo è il grigio azzurro, Clelia, non lui. Vogliamo l'argilla. Allora, aspettate che ovviamente subito il primo colore che prendo, colore sbagliato, così nei 20 minuti mai più. Argilla, è uno dei nuovi colori di Tommaso. Bellissimo. Questo è il suo cartoncino. Allora, spruzziamo un bel po'. Avrei forse fatto prima a prenderne un po' direttamente da qui. Ci aggiungo un briciolino d'acqua. Io stamattina forse non l'ho neanche fatto. Ne aggiungiamo un po'. Prendiamo un pennello. Gli bagno un po' le setole prima perché non mi sono portata un bicchiere d'acqua. Ok. E mi faccio il mio sfondo. No, lì c'è una goccia di azzurro. Così. Mi faccio il mio sfondo. Mio paciugo qui. Ma proprio senza pensarci troppo, come dice qualcuno. È fin troppo diluito. Questo cartoncino non è acquerellabile, ma regge benissimo l'acqua. Noi poi lo lasceremo asciugare. Questa era una cosa che avevo già visto fare a Cinzia Fonticelli, avevo già fatto un low petrolio così, ma adesso questo è lo sfondo che io intendo usare, però la cosa che volevo fare era matcharla con questi fiori bellissimi. Fin qui niente di nuovo all'orizzonte, a parte questo colore meraviglioso. In cui io continuo ad aggiungere un po' di pennellate. Il cartoncino regge benissimo. Ok, questo lo mettiamo un secondo da parte. Adesso asciugo qui, poi in realtà queste gocce potrebbero servirmi ancora, però per ora ho bisogno che sia pulito. E mi timbro i fiori. 30 minuti, ci proviamo. Ci proviamo. Stamattina la card l'ho fatta, ho fatto dei progetti veloci perché devono essere fatti durante il make and take, quindi devono essere realizzabili in poco tempo. Adesso poi pubblicherò anche l'evento, devo ancora fare le foto, però opla, adesso ve le faccio rivedere. Per provare questa cosa ho fatto questa. Faremo questi fiori qua. Questo set è un set che si chiama Morning Glory. È un set dell'Altenew che è appena arrivato, non so se sia nuovissimo, io l'ho appena preso e mi piace molto. Ho già alcuni fiori qui sui blocchettini. Tac, perché ci ho fatto le card stamattina. Allora, quello che farò sarà cercare di creare una decorazione tono su tono. Quindi io ho usato l'argilla, adesso uso fatemelo prendere, dove è finito? Eccolo qua, l'Anticlinen del Distress Oxide e l'Icing on the Cake
della Katrin Pooler. Allora, non ho ben idea di quanti me ne serviranno. Ne timbro un po' e poi li taglio. Faccio anche le foglioline che prima non ho fatto e che in realtà potrebbero essere tanto carine da fare. Quindi spostiamo. Allora, così. Allora, queste basi qui piene le faccio in anticlinen. Anticlinen è molto coprente, ne faccio un po' e non mi preoccupo che siano particolarmente precise, non mi interessa. Allora, l'anticlinen, una volta che sarà completamente asciutto, sarà un po' più uniforme come colore, sarà come nella card, guardate, è questo qua, che fa perfettamente pandan con lo sfondo argilla. Diciamo 3, ok. Adesso prendiamo l'altro fiore. Non so come si chiamano in italiano questi fiori qua. Boh. Ciao Cinzia, ho di nuovo fatto una pennellata tipo il tuo Lò. Mi era piaciuto talmente tanto. Ok. Vediamo. Non ci sarà praticamente niente in questo Lò di decorazione, solo questi fiori. Ok, poi prendiamo uno dei layer dei fiori dell'Altenew. Non lo sto costruendo tutto, quindi ci sto usando proprio solo alcune parti del fiore, in questo caso solo due, e vado a mano libera a fare la sovrapposizione. Non mi interessa che sia particolarmente precisa. Questi timbri, questi tamponi della Katrin Pooler sono talmente ricchi che l'inchiostro, che in realtà ci facilitano tantissimo. Tu non sei dritto così, eh? Aspettate che sto cercando di studiare così. Ok. Perché adesso va bene non essere praticamente precisi, ma almeno il lato giusto sì. Ok. Questo qui. Ok, prendiamo l'altro fiore con questi elementi qui. Ok, e facciamo anche lui. Così. Vedete che non mi preoccupo dell'essere troppo precisa, non importa. Ancora uno, guardate che meraviglia già così. Sono stupendi. Adesso lo facciamo anche per le foglie che stamattina non ho fatto perché le ho usate in un altro modo, ma adesso avrei dovuto fare il contrario con le foglie, va che sono proprio stordita. Mettiamo la foglia qui e timbriamo con l'anticlinen. Veramente dicesi stordita. Che qua non hai timbrato bene. Ci ripasso sopra. Ok, prendiamo adesso questa che ha la venatura. Adesso stacco un fiore così, tanto poi lo metterò a posto. Mi piaceva tantissimo questo effetto qui e l'avevo pensato proprio per un Lò. Stamattina non avevo tempo di fare il Lò, comunque volevo farlo durante un live e allora ho fatto la card per il make and take che faremo sabato. Ok, vediamo se mi può servire qualcos'altro che c'è nel set di timbri. Abbiamo questo rametto che c'è nella fustella, c'è questo ghirigoro, magari queste cose le timbriamo poi direttamente sullo sfondo. Per ora quello che dobbiamo fare è ritagliare questi. Ora, io userò la fustella, se non l'ho persa. Vedete, la fustella del secondo fiore, questo qua, comprende anche il rametto. Noi non lo taglieremo il rametto. Ciao Nadia! Nadia, da dove ci guardi?
Allora, le foglie magari me le ritaglio a mano. Adesso vado a tagliarmi i fiori. Aspettatemi un microsecondo che li sfoglieremo subito, senza fare pasticci possibilmente. Allora, vediamo di farli a due alla volta. Magari se poi ci prendiamo anche questa potrebbe essere utile. Allora. Solo di posizionarlo nel modo più corretto. Incolliamo tutto e iniziamo a fustellare. Dobbiamo fermarli con il nastro, mi sa. Allora, ecco il primo fiore che poi andiamo a rifilare. Forse farei addirittura prima a tagliarmeli a mano, altro che tagliarli con la fustella che non mi passa più. Prima ritagliarmi a mano, secondo me, per non stare troppo tempo lontana. Si spostano. Va bene, facciamo una alla volta. Allora, finiamo di tagliare questi, ma adesso li taglio a mano per accorciare i tempi. Allora, viene tanto bene la fustellata, ecco, per esempio qui ho rovinato uno dei fiori, ma meno male che ne ho tagliati tanti in più. Allora, tagliamoli a mano, perché adesso con la furia che voglio fare in fretta per non stare lontana dal telefono troppo a lungo, faccio pasticci. Tagliamo. Allora, non ci interessa essere come sempre particolarmente precisi. Ci interessa portarci a casa le sagome dei nostri fiori. Adesso sabato tagliamo a mano. Chi farà il make and take si prepari. Sono solo tre i fiori da tagliare, insomma, e due farfalle, quindi ce la possiamo fare, secondo me. Intanto il nostro sfondo si sta asciugando ed è bellissimo. Qui tagliamo così. Ce la faccio, sì, sono assolutamente convinta di farcela. Voi tenete i tempi, ma secondo me senza grossi problemi riusciamo. Anche perché ho intenzione di fare una roba veramente molto molto semplice. Non c'è quasi nulla che ho in mente di mettere in questo lo. Poi magari cambio idea, perché sapete che io inizio in un modo, poi così. Spataccio in inglese. È dura, eh? Fammi pensare, perché bisognerà pur raccontarlo, come si dice spataccio in inglese. Creative mess rende abbastanza bene l'idea, un caos creativo, però non è esattamente il nostro spataccio. Smudging and smearing, che vuol dire fare macchie, una roba del genere potrebbe essere. Perché spatasce non credo che ce lo passino. Che dici, Nadia? Secondo me no. Così a sentimento. Ok. Guardate che meraviglia queste foglioline, anche solo con due strati di colore. Sono bellissime. Lì c'è il fiore che abbiamo rovinato. Ok. Informati, brava. Voglio vederti mentre ti informi su come tradurre spataccio in quel di Boston. È complicata la vita. Allora, tiriamo via anche questa fogliolina qui. Così. E c'è ancora una foglia qua.
e la ritagliamo bene. Bene, cioè, insomma, non esageriamo. Allora, vediamo intanto se il nostro sfondo si è asciugato, non completamente, ma guardate che bel colore. Adesso gli diamo una mano con l'embosser. Guardate, adesso con la luce non so quanto renda. Qui sotto si è ammucchiata un po' troppa acqua, come l'ho messo per la posizione in cui l'ho messo ad asciugare, quindi adesso lo foniamo. Qui è abbastanza asciutto, ma vorrei che non ci fossero. Guardate che meraviglia questo colore, mamma mia. Questo è l'inca argilla ed è bellissimo. Non devo spatasciare molto altro qui sopra, quindi va bene anche così, però. E sono indecisa se usare una foto orizzontale o una foto verticale. Adesso vi faccio vedere le due che ho stampato. L'idea è di mettere i fiori semplicemente che incornicino la foto. Fiori e foglioline. E basta. Qui direi che va bene, prendiamo le foto, così scegliamo, opla, quale delle due. Dunque, ho questa qui di Metai o questa qui. Metterei questa che è un po' più chiara, solo per quello, anche se di queste ne abbiamo stampate 82. Ok. L'idea sarebbe quindi di fare una cosina del genere. Proviamo a disporre. Poi li spessoriamo un po'. Mettiamo qualche fogliolina. Avrei potuto timbrarne forse qualcuno in più. Potremmo timbrarne un paio in più, cosa dite? Perché poi in realtà l'idea sarebbe, ok, una cosa così. Forse bastano anche quelli in realtà. Possiamo timbrare qualche fogliolina in più direttamente qui e fare qualche macchiolina. Io sulla card ho fatto un paio di macchioline così. Tono su tono. Ok, basta. Perché voglio che sia, non è monocromatico, ma è duocromatico. Asciughiamo un secondo, perché sennò poi so che ci metto le mani e diventa una schifezza. Se avessi messo la quantità d'acqua che ho messo su un foglio, che ho messo su questo, su un foglio normale, a quest'ora avremmo perso il foglio. Asciughiamo bene, così non corro il rischio di fare danni. E poi lo faccio senza pensarci troppo, in realtà. Prendo e incollo. Ho un sentiment che mi piacerebbe usare, che è lo stesso che ho usato per la card, che è Just Be You, sii semplicemente te stessa. Te stesso, te stessa. Quindi, questi confido che riuscirò a disporli nuovamente. La foto qui è ancora leggermente umido il cartoncino che ho bagnato, ma noi, tac. Un po' di nuovo e lo mettiamo qui e la teniamo premuta un secondo. Poi i fiori li spessorerei un po'. Allora, vediamo se poi è il caso di tenerli tutti spessorati o alcuni sì e altri no. Intanto io metto un pezzettino di biadesivo dietro. Dov'è? Qua. E proviamo ad assemblare.
come era prima non mi dispiaceva, sinceramente. Allora, senza pensarci troppo. Mettiamo una fogliolina qui. Una cosa così, così, con le foglioline. Allora, fermiamo questo qui così, questo qui lo fermiamo qua, questo lo fermiamo così. Questo qua e lui di qua. Ora abbiamo un paio di foglioline ancora da sistemare. Ne ho tagliate poche di foglioline, ma va bene così. Potremmo timbrare solo questa parte qui da qualche parte, cioè tipo una cosa così. Facciamo una prova. Prendiamo l'icing on the cake. Così. Basta. Direi che questo basta così. Vorrei timbrare il sentiment. Il sentiment è questo Just Be You. Sì, semplicemente te stesso, e guardate, lo metto sul retro di un blocco già usato, che adesso magari, giusto prima di rischiare di sporcare tutto, pulisco. E lo timbro, diciamo, qui. Qui. O qui. Adesso ho solo l'indecisione di dove mettere la timbrata. Non mi dispiacerebbe qui, però anche qui potrebbe star bene. Lì. Inchiostriamo. Questi sono talmente ricchi di inchiostro che vedrete, verrà bene, e se non verrà bene ce la teniamo così. Comunque non succede niente. Ok, Just Be You, perfetto. Ok, si potrebbe quasi pensare di fare qualche pezzettino di fiore col tono, vediamo un po'. Questo è sempre il nostro Oxide Anticlinen. Pigiamo bene. Sembrano un po' timbrate fantasma, no? Qui puliamo questa parte. Qui non si vede, ma io la rifaccio. Ok. E riempio. Magari poi le foglie non le ho fermate, sono tutte volate giù. Ok, magari ne faccio ancora una qua. Guardate, ancora un pezzettino qui, poi qualcuno mi fermi a un certo punto. Ok, basta.
Poi puliamo un secondo tutti i blocchetti sporchi, tutti i blocchetti usati, ok? Poi ci sto, ho ancora un paio di minuti. Allora, prenderei tipo un po' di caffè, il colore spray di Tommaso caffè, che dovrei avere qui perché abbiamo usato sabato in grandi quantità. Eccolo qua. E farei un altro paio di macchioline. Questo è l'argilla, questo qui il caffè. Rassegniamoci che le macchie vanno dove vogliono. Quindi diamola una direzionalità, ma non ci incaponiamo perché tanto sono macchie, vanno dove vogliono. Ecco, questa per esempio esattamente a farmi un eyeliner, vabbè. Perché si può coprire la foto, Clelia non lo fa mai, ma perché è indisciplinata. E quindi si ritrova poi ad avere la faccia marrone. Ma viene via. Ok? Diamo un'asciugata veloce. Solo proprio per non rischiare di, con le macchie, di fare pasticci. Ok, va bene così. Potremmo addirittura con una pennellata posizionare un po' di caffè lì. Fatemi vedere che cosa ne viene fuori. Ho qui un pennello da acquarello. Questa qui è la carta di Tommaso, l'uso mano, il 350 grammi. Non è propriamente una carta d'acquarello, ma regge benissimo l'acqua. Allora, ne spruzzo ancora un pochino qui nell'area spatascio. Un goccino d'acqua. E faccio proprio solo un pochino, magari non li faccio neanche tutti, però avrei dovuto usare forse quello di Catherine Puller. Appoggio un po' di colore, non sto colorando, che colorare si colora in un'altra maniera, mi insegnano quelle brave. Ok, basta, perché poi facciamo pasticci. L'unica cosa che voglio fare ancora è guardare in questo set da cui ho preso il timbro dei fiori, se c'è qualche piccolo sentiment che può essere utilizzato anche sul mio lot. Questo è un set di timbri che si chiama Morning Glory e viene venduto con la fustella, scusate, che è stato pensato per la mamma. C'è anche il brilligello argilla? No, dobbiamo dirlo a Tommaso, che manca. Allora, qui gli unici sentiment sono You are inspiring, you are the best mom, because of me, I am me, mother-in-law. Io metterei You are inspiring, tipo, ma vorrei anche qualche altro sentiment. Però intanto timbriamo questo che mi piace. Ci sto dentro la mezz'ora? Sono dentro? Se no smetto, come Masterchef. Che sulle mani non si può più. Allora, tac, You are inspiring, prendiamo il nostro inchiostro di Catherine Puller. E lo timbriamo lì. Qui ho macchiato con la mano e noi ci mettiamo una bella fogliolina. Potremmo fare Masterchef, il no pressure test, Master Scrap, il no pressure test, perché alla fine a noi della competizione non ce ne frega niente. Ok, non aggiungo niente, Clelia, perché poi lo rovini, basta. Mi vorrei giusto un sentimentinino ino lì, ma potrei anche accontentarmi di lasciarlo così, basta. Che dite? Sì, io lo lascio così, perché se già questo qui non sono particolarmente convinta,
ma potrei scurirlo un po' così. Qui ci mettiamo un po' d'acqua perché è più scuro il colore della puller del caffè. Il caffè va bene per la tasca se è più scuro. Vado. Allora, aggiungiamo un pochino qua. Sì. Questo lo sto facendo a rischio di rovinarlo, però si armonizza di più. Come se io fossi particolarmente esperta di colori, si armonizza di più, ma sentitemi, vabbè, ci sta meglio. Ok, sapete cosa faccio? In questo set c'è questo ghirigoro qui, questo swirl, che credo che voglia essere un ramo tipo di viticcio. Adesso lo timbro un po' da qualche parte. Lo timbriamo prima con il nostro anticlinen, che è un po' più calibrato, un po' più pacato. Guardate, un set di timbri, un sentiment, un paio di inchiostri. Adesso ne facciamo qualcuno in punta di piedi con il marrone scuro. Ciao Simona, io sono sempre qua, non siete stufe di me. Sono sempre qua che pasticcio. Ho quasi paura. Così, e faccio ancora un pezzettino, facciamo una timbrata di seconda generazione. Timbriamo qui. Scaricato. Qui ho corso il rischio di sporcare tutto e non va bene. Farei ancora la codina tipo qui. Basta. Il preordine, no, non c'è ancora il preordine Florilege italiano perché Florilege ha vietato ai negozi, giustamente, di fare preordini e incassare quindi i soldi o comunque pubblicare sul sito, sui nostri siti, le foto della nuova collezione fino al giorno 8. Quindi il giorno 8 la prima cosa che faccio quando mi sveglio è pubblicarvi il preordine. Intanto oggi sono arrivate le altre nuove release della Florilege, quelle in francese e in inglese. Stasera ve le pubblico. Quando non sono in diretta, le timbrate 2.0, siccome non sono in diretta vi manco. Vabbè, avete visto oggi, non l'avevo previsto, eppure eccomi qua. Ci tenevo, avevo quest'idea qua da quando ho visto quei fiori lì, quindi cioè me la sto coltivando da qualche giorno senza essere riuscita a farlo. Ok, e questo è il lot. 20 minuti, sì, 25, 30, ce l'abbiamo fatta. Finito. Sì, ci piace, mi piace. Ok, allora, domani a questo punto non so se riuscirò a fare il live, vi anticipo che stasera si chiudono i preordini per i binder dei progetti della Simple Stories, quello Baby e quello Summer. Quindi se non l'avete ancora ordinato e volete ordinarlo, fatelo stasera perché poi mando gli ordini e quindi non so se avrò altri ulteriori materiali per poter fare i kit. Brava che ti sei iscritta sul sito, Mariella, brava. E poi che altro vi racconto? Tra oggi e domani, credo più domani, pubblicheremo l'evento per il corso live con Ricca. Il progetto che ci propone è meraviglioso, vi dico solo che si tratta di una tavolozza lavorata con la tecnica del Mixed Media che è meravigliosa, quindi preparatevi. E ci sarà la possibilità di acquistare sia il corso live interattivo sia il videocorso con kit. E più avanti ci sarà anche solo il videocorso senza kit, ma per ora sono venduti insieme. Cos'altro vi posso raccontare? Questa settimana cosa arriva? Cosa arriva? Boh, non mi ricordo più, ma arrivano delle cose. Qui arrivano cose tutti i giorni, quindi insomma è normale che io abbia un pochino perso
il lume. Controllate il sito ogni tanto, piano piano lo stiamo popolando, la povera donna ci sta aiutando a popolarlo. Ci sono ancora magari ci sono ancora un po' di cosine che magari non funzionano benissimo sul sito, ma abbiate fede, saranno poi sistemate veramente a breve, ci stiamo lavorando tutti i giorni. Cos'altro devo raccontarvi? Forse per stasera abbiamo finito. Io per stasera rispondo ancora a qualche messaggio, poi svengo sul divano. Stasera Grey's Anatomy e poi Netflix, questo Pretty Little Liars mi sta rovinando, cosa ci vogliamo fare? Vi faccio ancora vedere di nuovo i tre progettini, le tre card che faremo sabato nel Make and Take. Pubblicherò l'evento, credo, stasera. Sono queste qua. Salve, ciao. Questo è realizzato col medesimo procedimento. Questo qui è il giallo caldo di Tommaso e questo qui è il grigio azzurro. E queste sono le farfalle di Timolz. Sono tre modi di fare macchie diverse. Uno l'abbiamo visto adesso. Questo è ancora un altro tipo di macchie. Queste bolle che vedete sono timbrate con gli ink. E questo invece è uno spugnato un po' particolare, poi vi farò vedere sabato. Direi che per stasera siamo a posto. Vi ho annoiato e ammorbato anche stasera con un altro dei miei Milo. Adesso lo lascio qui ad asciugare, possibilmente senza metterci niente sopra, senza rovinarlo. E ci vediamo domani. Prima o poi dovrò fare anche il mio My 12 Tales, questa settimana vediamo di farcela, a seconda degli arrivi, insomma, cercherò di fare i live quanto più frequentemente possibile, però quando non mi vedete live è perché o sono arrivate tante novità, oppure sto lavorando al sito. Delle due, una. Di sicuro non mi sto riposando. Va bene, buona serata a tutti, ci vediamo prossimamente. Ciao!